di Trismegisto fu un personaggio leggendario di età ellenistica, venerato come maestro di sapienza e considerato autore del corpus hermeticum. Questa costituisce la prima delle tarsie che compongono il pavimento del 1003 del Duomo di Siena. Ermete Trismegisto è il tre volte grandissimo e con questa figura leggendaria si volle riunire in un unico personaggio sia il dio greco Hermes, dio del logos e della comunicazione, che il dio egizio Thoth, il dio delle scienze, delle lettere, della geometria e dei numeri. In particolare questa tarsia costituisce l'inizio di un percorso iniziatico. Infatti si ritiene che tutte le diverse tarsie che compongono il pavimento dell'uomo siano le tappe di un percorso iniziatico all'interno un percorso iniziatico interiore della conoscenza, della spiritualità. La cui esplicazione di questo percorso si può vedere nella tarsia che si trova più avanti, che si chiama Il Colle della Sapienza, in cui appunto è spiegato questo percorso iniziatico che dà la fortuna, che poggia un piede su una palla e l'altro piede su una barca, quindi simbolo che in questo modo vuole esprimere la caducità, l'incertezza della fortuna. C'è un percorso costeggiato, quindi costellato da animali pericolosi attraverso i quali si cammina e si giunge alla sapienza, per giungere quindi alla sapienza.